Buongiorno ragazzi, bentornati al canale. Come sempre giù di Muscoli a Vita, sto indossando adesso la performance shirt di Muscoli a Vita. C'è uno sconto per le prossime 24 ore, quindi se volete supportare il movimento, prendene una, vi ringrazio anticipatamente. Oggi voglio parlare brevemente di un errore che vedo un sacco di gente fare in palestra ed è anche una delle domande che prendo più spesso da voi, quindi ho deciso di farci su un video. Ci sono tantissime variabili che rientrano in questa domanda, quindi potrei fare un video di 30 minuti, se volete lo faccio, ma adesso voglio darvi la risposta rapida. Qual è questo errore? È il fatto che tu pensi che devi mantenere la scheda solamente per 6 settimane o 8 settimane. Per quale motivo? Anch'io all'inizio entro in palestra, ci sta il tuo personal trainer, ti dà la scheda, ti dice tieni, questa è la tua scheda per le prossime 6-8 settimane, quando hai finito non importa cosa succeda, tu fra 8 settimane torni da me e io ti do una nuova scheda. Voglio dirvi che questo è l'errore più grande che fanno tutti, per due motivi. Se la scheda non sta funzionando per voi, allora è vero, dopo 6-7-8 settimane potete cambiare la vostra scheda. Non cambiate la prima perché avete bisogno di un minimo di 6-7-8 settimane per capire se la scheda effettivamente fa per voi, se vi sta dando i risultati oppure no. Se voi siete program hoppers, ovvero prendete il programma di questo qua, fate due settimane, non vedo tanti risultati, allora cambio un altro programma, aspetta, ce n'è uno migliore, ecco il terzo programma. Se voi continuate a cambiare il programma, cambiare scheda, non riuscirete mai a capire se state effettivamente progredendo col carico, e come abbiamo visto il sovraccarico progressivo è lo stimolo principale per la crescita muscolare da natural. Quindi non cambiate scheda ogni settimana perché avete trovato l'ultimissima scheda nel momento, no. Questa è la prima cosa. Seconda cosa, cambiate la scheda solamente ed esclusivamente se voi non state più progredendo su questa scheda. Che cosa voglio dire con questo? Esiste il concetto di specificity. Specificity vuol dire che tu più alleni un certo esercizio, più alleni un certo movimento per un tuo gruppo muscolare, ad esempio il petto, più tu fai la panca piana e più svilupperai la forza e l'ipertrofia su questa panca piana, per due motivi. Uno, il tuo muscolo si adatta a fare questo movimento sempre con più carico, e due, il tuo neural patterning, ovvero la connessione cervello e muscolo, diventa sempre di più maggiore e tu diventi sempre più bravo, più esperto a fare questo esercizio, e quindi col passare del tempo riesci sempre a sollevare più carico. Quindi tu non devi cambiare la scheda ogni singola settimana e non devi nemmeno cambiare la scheda ogni 8 settimane. Se tu sta funzionando per te questa scheda, stai notando dei progressi, stai notando che continui di sessione in sessione ad aumentare il carico, vuol dire molto probabilmente che sei arrivato a un punto in cui il volume che stai facendo con questa scheda ti permette non solo di recuperare ma di spingerti ancora di più al meglio la prossima sessione, e piccolo passo dopo piccolo passo, questo vuol dire che tu a lungo termine stai applicando il sovraccarico progressivo e stai sviluppando la massa muscolare. Quando invece cambiare la scheda? Se tu vedi che dopo 8 settimane sei arrivato in stallo, metti, stai facendo le trazioni, sei partito, hai fatto 8 trazioni come, che ne so, per 3 serie la prima settimana. Poi dopo 4 settimane ce l'hai fatta e sei arrivato a 3 serie per 12 ripetizioni. Hai progredito, però poi arrivi in un periodo di stallo. Non riesci più a sorpassare queste 3 serie da 12 ripetizioni per le trazioni. Arrivi all'ottava settimana e stai sempre facendo 3 serie da 12 ripetizioni. Ecco, sei arrivato in un punto di stallo. Ci sono due cose che posso fare. Posso entrare molto nei dettagli parlando di mesocicli, microcicli, macrocicli. Se volete faccio un altro video da un po' più lungo magari, in cui spiego esattamente che cosa vuol dire qua e dove cambi volume, intensità e frequenza in modo controllato, lo fai in blocchi, e questo dovrebbe permetterti di continuare a progredire col passare del tempo, però è lunghissimo. Quindi più brevemente, se tu non stai più progredendo dopo 8 settimane devi cambiare il movimento che stai facendo con un altro movimento che allena lo stesso gruppo muscolare nello stesso modo, però è un movimento diverso. Ad esempio, invece di fare le trazioni passi a fare un lat pull down, oppure invece di fare, se facevi le pull ups, passi a fare le chin ups, quindi cambi i polsi e poi riparti a progredire là. Quindi non c'è bisogno che tu dopo 8 settimane, se vai in stallo solamente su un paio di esercizi, non c'è bisogno che cambi totalmente la scheda. Puoi benissimo cambiare e sostituire quegli esercizi su cui non riesci più a progredire con altri esercizi più simili. Quindi io vi dico, ricapitolando, non cambiate la vostra scheda. Se ne scegliete una, seguitela per almeno 6 settimane, 6, 7, 8 settimane, vedete se i risultati, ottenete i risultati e se fa per voi, non cambiate la prima. Dopo queste 8 settimane state progredendo sulla maggior parte degli esercizi? Sì? Bene, allora mantenete questa scheda, gli esercizi su cui non riuscite a progredire sostituiteli con un esercizio simile, ad esempio panca piana con bilanciere, passate a fare panca piana con i manubri. Un esercizio simile e continuate a progredire su quelli. Se invece dopo 8 settimane siete in uno stress completo,
non riuscite a progredire su nessun esercizio, allora questa scheda molto probabilmente non fa per voi e vi consiglio di cambiare a un'altra scheda. Dovete capire che cos'è che non andava bene per voi, se era troppo volume, se era troppa frequenza, se era il fatto che facevate degli allenamenti che non vi piacevano. Dovete capire, cambiare la scheda in modo da poter prendere un'altra, provarla di nuovo minimo 6, 7, 8 settimane, vedere se vi apporta risultati migliori e così via. Come detto, io mantengo la stessa scheda per almeno 8 settimane, ma di solito anche 12 settimane, a volte anche 16 settimane. Non c'è un bisogno continuo di cambiare scheda, è fatto semplicemente in modo che magari il tuo personal trainer si fa più soldi perché ti dice ogni 6-8 settimane devi cambiare scheda, ah ecco, vienimi a comprare una nuova scheda, e non è per niente così. Detto questo, è vero che esistono questi macro cicli o mesocicli, come dicevo prima, in cui magari ogni 16 settimane o anche di più cambi un attimino il tuo stile di allenamento. Se prima facevi frequenza di 3 volte per gruppo muscolare, scendi a 2 volte di frequenza per gruppo muscolare, aumentando il volume per ogni gruppo muscolare in queste due sessioni. Questo però è molto più complicato, devo farci un video veramente più lungo. Se lo volete, fatemi sapere nei commenti. Se lo faccio è un video praticamente solamente informativo, ma che potrebbe aiutare veramente tantissimi anche a fare il vostro proprio programma. Quindi fatemi sapere nei commenti se lo volete. Io penso di terminare qua questo video, quindi non cambiate scheda in continuazione. Ricapitolando, non la cambiate, mantenete al minimo 8 settimane e vedete se progredite. Se non progredite, sostituite gli esercizi su cui siete in stallo con altri simili che allenano il gruppo muscolare lo stesso modo, lo stesso pattern, la stessa posizione. E se invece siete completamente in stallo, la scheda non fa per voi, dopo 8-12 settimane lo potete capire e cambiate scheda. Detto questo, fatemi sapere nei commenti se volete il video più lungo e informativo, lasciateci un like se vi è piaciuto, commentate, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Se decidete di acquistare una di queste magliette, non faccio assolutamente zero profitto perché l'ho dovuta importare dalla Cina, le ho disegnate tutte, fatte io, ve le voglio solamente far avere, quindi per questo motivo lo sconto. Vi ringrazio tantissimo, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!